Perché Parigi qui non è più una città, è un luogo dell'anima. Voi sapete che un sacco di opere di Puccini sono ambientate a Parigi, perché Bohème è ambientata tutta nel quartiere latino, Manon Lescaut che finisce in un deserto come quello che abbiamo visto prima in Destino, però anche questa è ambientata a Parigi. Tutte le cose importanti della cultura in quel momento stavano accadendo a Parigi, ma in Parigi, e per questo ho scelto la rondine, perché ci sono proprio, questa dame era fenomenale, ha accostato delle parole in maniera tale da darci veramente delle prospettive fantastiche sia sul mondo dell'epoca che su quello attuale. Quindi Parigi viene paragonata alla morte, al mare, il tenore, Ruggero, il tenore protagonista dell'opera, ha un'unica aria che di solito gli viene tagliata. È nel primo atto. Quest'area si intitola Parigi ed è un inno alla città. Fatto sta che Puccini ne ha ricavato una versione da camera che è molto più eseguita per voce e pianoforte, che anziché Parigi si chiama Morire ed è una meditazione sul tema della morte, quindi Parigi uguale morte, uguale mare, vedremo. Morte, mare, vita, condanna, regno della donna. Tema della rondine. Migrazione, partenza, correspondance nel senso baudelariano proprio di la natura è un tempio dove devi dei pilastri viventi, com'è in italiano? L'espace, io dico più spavolo, lasciano talvolta uscire, quindi i simboli della natura con cui, in mezzo ai quali l'uomo si trova spaesato, stordito, voli pindarici, rinascita, ciclo, ritorno, natura e profezia. La coda della rondine, invece, io l'ho usata per il tema del libro. Abbiamo visto che l'opera è un ibrido, abbiamo visto che l'essere umano è un ibrido di maschile e femminile, e io ho messo la coda di rondine a fianco al tema del libro, intesa come futuro e come destino, cioè come possibilità che si aprono davanti alle scelte. Davanti alle biforcazioni e anche davanti, la cosa incredibile di quest'opera è che non capiamo chi è buono e chi è cattivo, cioè i personaggi hanno tutti un carattere fondamentalmente ambiguo, non c'è un vero protagonista, non c'è un vero eroe, non c'è nessuno che si sacrifica per l'altro e soprattutto un sacco di temi molto seri vengono trattati in maniera assolutamente comica e quindi lì comparirà il tema del libido. Il tema del cuore. Tema del cuore come cuore in sé, come organo. Come organo che si può, come organo che si può ammalare, che si può fermare, e come organo propulsore, perché dà il ritmo e dà il tempo musicale alle cose. Ma anche il cuore perché, come il bambino e la bambina dell'inizio, è bilobato ed è simmetrico, quindi rappresenta l'unione armoniosa e perfetta di due realtà, di due mondi, e anche la somiglianza. Il fiore perché è menzionatissimo. L'ho messo vicino ai fiori, al significato dei fiori, alla semplicità, alla giovinezza, alla sessualità, alla primavera. Il tema della casa, della stasi, molto importante. La casa, la dimora fissa, tutto ciò che è casa non è rondine. Quel che è rondine non può essere casa. Perché la casa non è intesa come nido, la casa è intesa come istituzione, come staticità, come legami dati, legami di parentela, come matrimonio, come sonno, dormire, riferimenti al sonno, dormire, il torpore. Vi ricordate l'eroe in pantofole di cui parlava Neumann, il protagonista maschile, verrà spesso sorpreso a dormire in quest'opera. La casa come istituzione, come vecchio, come vecchiaia in senso stretto, lentezza e stanchezza. Il tema della bocca.
È bellissimo perché le labbra viste di profilo potrebbero sembrare un cuore, no? E se ne mettiamo tante insieme fanno un fiore, quindi c'è questo tema della fioritura, che è un'unica cosa, la bocca come un fiore, il fiore come sessualità, il bacio come espressione sessuale, ma il bacio anche come ponte tra due mondi, come modo per arrivare dal femminile a dal maschile. Il bacio sicuramente, ma questo in tutta la letteratura, ha sempre, cioè ci sono i principi che risvegliano le principesse con i baci, ci sarà Calaf che in Turandot sulla tua bocca lo dirò quando la luce splenderà, il nome e il tema del nome ci arriviamo tra un po'. Però ecco, la bocca è quella che serve sicuramente a baciare, ma serve moltissimo anche a ridere. Il tema del riso è fondamentale nell'opera e del sorriso, serve a cantare, e nell'opera vedremo che ci sarà, cioè, a un certo punto anche una voce che viene dal nulla, insomma, che canta qualcosa, e poi serve anche per bere. E qui abbiamo il tema della sete. Anche perché la ricerca dello stordimento, della trans, i poeti maledetti cominceranno con l'assenzio, no? A cercare degli stati alterati della coscienza in cui si possono raggiungere, diciamo, certe emozioni in modo diverso, ma anche la ricerca di sollievo dalla sete, dell'allegria. Il triangolo, che vi sottolineavo, il destino. Questo triangolo, che è un po' massonico, però rappresenta il tema del tre come ritmo ternario, ritmo del valzer, della danza, e laddove appunto, perché tra due punti passa una retta, quindi la retta è infinita. Invece questo triangolo è una figura chiusa ed è qualcosa di dato, e vedremo Puccini come usa magistralmente il ritmo ternario nell'opera. Le orme le usate per il tema della danza, che in realtà è un sottotema del tre, ma è anche un sottotema della rondine, perché gira, danza, il valzer, ancora il ritorno, il ricordo. La penna del poeta, il tema della poesia. Poesia in senso ovviamente generale. Concetto di poesia, l'arte, nuova divinità, il sublime e la gloria. E poesia e nome, non a caso per il tema del nome ho usato proprio la firma di Puccini, di Giacomo Puccini, sono molto molto interconnessi, perché il nome sicuramente in tutta la letteratura, e non solo, in tutte le culture, ha un significato ben preciso e particolare, perché quando non si sa il nome di un personaggio, quando un personaggio è ignoto, non lo si possiede, non lo si conosce. Torniamo a Turandot. Turandot deve scoprire il nome di Calaf prima che venga giorno, perché comunque c'è sempre è sempre importante il fatto di, fondamentalmente, conoscere il nome di un personaggio significa poterlo possedere, anche poterlo controllare. E qui il tema dell'ignoto, della rivelazione o meno del nome, è molto spesso affrontato. Però mi sono dimenticata di inserire anche un altro significato del concetto di nome, che è anche quello dell'essere un nome, cioè del diventare famosi, che adesso è una cosa all'ordine del giorno, va molto di moda oggi voler diventare famosi, no? Però non è proprio sempre stato così. Cioè, questo bisogno di avere un nome, di avere un'immagine, in realtà si è andato proprio affermando quando l'uomo è stato perduto, per dirla cristianamente. Cioè, in qualche modo, quando non si riesce più a vivere pienamente se stessi, ancora una volta c'è di mezzo l'industrializzazione, il capitalismo, la ricerca dell'oro, la ricerca di nuovi valori, di altri valori. Quando l'uomo ha perduto se stesso, l'unica cosa che può lasciare fondamentalmente è l'immagine, il ricordo di sé. Tra l'altro, nel personaggio del poeta Brunier, che incontreremo tra poco,
anche lì c'è un po' una celebrazione del personaggio dell'artista e della poesia, ma anche una bella presa in giro, e che in questo caso specifico era mirata ad Annunzio, al Vape, no? C'è un accanimento, diciamo. La bandiera americana è per il tema del paese di sogno. Qua c'è un errore, ricordi che si ripete il tema della guerra. Il tema del paese di sogno. Noi, vabbè, Puccini con Turandot, che è la sua fine, farà riferimento ad un Oriente ignoto, ad una Cina che in realtà non si sa bene dov'è. In realtà il paese di sogno era l'America per tutti gli emigranti che in quel periodo sono andati via dall'Italia e sono andati a colonizzare il nuovo continente. Ma vabbè, lui aveva appena scritto questa bellissima opera che mi è stata con il mio immenso piacere stasera stata regalata da uno di voi, La fanciulla del West, che ha come tema principale l'Eldorado, la caccia all'oro. Quindi i protagonisti di questa opera sono i cercatori d'oro, proprio la ricchezza, il mito della ricchezza. E vedremo che questa rondine deve migrare verso un paese lontano, e ho messo questa bandiera quando si parla della fortuna, della sorte, di un altrove che bisogna raggiungere. Mare sempre come mare magno delle emozioni, dell'inconscio, eccetera, anche in senso stretto, ma vedremo che in quest'opera non c'è un senso stretto. E per questo che non ha avuto tanto successo, perché è stata presa letteralmente. E invece questa non è un'opera da prendere alla lettera, è come prendere alla lettera, appunto, come vedevamo l'altra volta, i quadri di Megrito, come prendere alla lettera l'arte contemporanea. Non è più un tipo di arte che si può prendere alla lettera, perché non è un'arte che parla un tema colloquiale quotidiano, che parla un linguaggio, scusate, colloquiale quotidiano. Questi ultimi due sono forse i più importanti in assoluto. Il tema del mistero, vi dicevo che quando mi sono pentita di aver scelto il titolo di Profezia, Metamorfosi e Trasmigrazione per la conferenza, non tanto perché non andasse bene, però andava bene, però era incompleto, perché di temi ce ne sono tanti altri. Invece, se c'è una parola che poteva racchiudere tutti i temi della rondine, era sicuramente la parola mistero. La rondine è una variazione sul tema del mistero. Ho usato questo punto interrogativo che vedete qui non solo quando viene menzionata la parola mistero, tantissime volte, come vedrete, nell'opera, nei momenti più disparati, a proposito di situazioni serissime e assolutamente futili. Quindi anche qui continua l'ibrido e continua sempre questa trasvalutazione che Puccini fa in quest'opera. Puccini, Adami, diciamo. Mistero quando si parla di segni che arrivano e che arrivano più o meno chiari, vedremo, e mistero quando si parla di tutto ciò che è strano, come dice Violetta, è strano, mi è estraneo, qualche cosa dentro di me che sento, che per la prima volta riesco a sentire, ma non mi è ben chiaro che cos'è. Quando c'è il tema dell'ignoto, ignoto come sentimento, ignoto come situazione, ignoto come futuro, ignoto come propria identità. Questo mistero si risolve e si risolverà musicalmente in quella nota La, che è appunto un La. Quella che vedete disegnata lì, col taglio in testa, il La acuto dei soprani e dei tenori. E anche qui vedete come c'era prima l'oro e l'ora, qui abbiamo un La e il tema del là, dell'aldilà, dell'altrove, che è benissimo espresso dalla voce del soprano quando canta questa nota, che è proprio quella che le consente di spiccare il volo verso gli acuti più estremi, rimanendo nel tema della rondine, ed è esattamente la nota con cui poi, vedremo, si concluderà l'opera.